Io sono con Melissa e abbiamo 50 dollari da spendere oggi. Cosa ci faremo? You speak Italian? No. Ok. But it sounds good. Whatever you say sounds good. Bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss per contenuti su New York, notizie in anteprima, giamme nascoste, cose da fare, contenuti sugli Stati Uniti d'America e viaggio attorno al mondo. Iscrivetevi al canale cliccando il pulsante qua sotto e attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. Estate 2023, sono a Bryant Park, c'è una bellissima giornata di sole davanti a me, l'Empire State Building. Ho appena finito un tour con 14 persone in provincia di Bari e vorrei portare una nuova serie nel canale. È una serie che vorrei fare con amici di New York, newyorkesi, persone nate e cresciute qua o persone che si sono trasferite e si considerano loro stessi newyorkesi. Ci facciamo portare in giro, facciamo delle nuove challenge. Per esempio, stiamo per andare a incontrare Melissa, una mia amica nata e cresciuta a New York, che si occupa di finanze e di investimenti. Lei mi ha chiesto di sfidarla e portarla in giro tra Lower East Side e Chinatown con 50 dollari in un giorno. Porterò questa nuova serie nel canale solo se viene apprezzata da voi. Quindi dipende tutto da voi. Andiamo a incontrare Melissa. Torno a vloggare, sono di una felicità infinita. Sono appena scesa a Grand Street con la M arancione. Sto per incontrare Melissa, che è una mia amica newyorkese. Lei crea contenuti su come investire, come sfruttare i soldi al meglio. Mi ha chiesto di fare una collaborazione con lei per creare un video su cosa si riesce a fare con 50 dollari in un giorno a New York. E la sto andando a incontrare nel primo posto che ha scelto lei. Si tratta di un posto che fa cookies. Allora, questo è il posto, si chiama Gooey and Inside. Si scende di sotto e vediamo se Melissa mi sta aspettando dentro. Let's see. Maybe, maybe not. No, she's not here. Ok, non è ancora arrivata. Pensavo che fosse già qua, invece sono arrivata prima io. Do you know her? Do we know each other? You look so cute! Thank you! Okay. This is the millennial in dad. What did you get? Chocolate chip chunk. Like that. Cookies sono di solito 7 dollari. Sono diversi gusti. Ci abbiamo cioccolato, birthday cake, cioccolato e caramello. Anche Kinder Bueno. Siamo arrivate all'happy hour, 5.29. Yep. Quindi cookie, 4 dollari. 5.36 dollari. Oh, 5.36 con le tasse. Oh my god. It's warm and melted. It's worth the 4 dollars. Really? Yeah. Lo provo anche io. Mi è dato un pezzetto. First bite. You rate it 1 through 10. I would give it... For me, it's very sweet. Yeah. And I can taste the dough, so. No good. Lisa, what did you put? Did there a book, so this is why I am broke. You can get it anywhere books are available. I bought her book 2 weeks ago. Yay. Can't wait to read it. Thank you. Next Thank month. You. Actually, this is an interesting place. Let's try this espresso. Yes, I'm ready. Let's walk in. Love this coffee shop. Questo posto che è un coffee shop fighissimo, c'è anche un sacco di prodotti in vendita, abbigliamento, libri, arte, tanta arte. E si chiama Bungee Coffee, l'abbiamo trovato per caso, ma in realtà ora che sono entrata mi ricordo di essere già stata qua. We're gonna try this lucky shot. Bungee Coffee, and it's gonna be $4. And we're gonna bring up to $9 out of our 50. That's a thank you. So Melissa got one espresso, one shot, two shots. One, just one. I don't want to be like bouncing off the walls. We're really happy with the coffee shop because it's so cute and unique. I know I'm a weird Italian. I don't drink espresso, so she's gonna drink it for me. I am. It's a little warm. And she's gonna review it for me. Let's see. This reminds me of some of your artists, like, yeah, verify it, yeah.
You like it? I'm glad I didn't go the Americano way. That's good. Let me smell. I need to try the cappuccino to let you know if I like okay. the coffee. Okay. Next okay. time. Melissa! Hi! How do I say hi in Italian? Hola? Ciao! Ciao! Who wants to be Italian for just a minute? Yes. What are we doing today? So, we are surviving in New York on $50. We are comparing prices, right? So, we just checked, we saw that meal for $9.50. Yeah, so we already spent $9 yes. and we have 41 to go. I suggested to go get something Italian, which is the trapezzino. But that is $9.50, so we might have to skip it for now. Maybe we'll come back later. And they also have this rice ball, fried rice balls for $4.50. Can you say trapezzino? Trapezzino. Yes, you can be Italian for a day. Allora, questo l'ho scelto io. Ho proposto Scar's Pizza. And I hope she's gonna like it. I think I will. I've never met pizza before. We're filming the shot. Vai, l'ho portata da Scar's Pizza, non c'era mai stata. E una slice è $4. Buona? Sì, buona. Brava. So, how much you spent so far? Okay, so this is $4. Four with tax or no? We'll check on the way. Okay. So, we're looking at $13 spent so far. We had a cookie, we had pizza and espresso. Vado anch'io con Scar's. Questa è la slice. È fina. Mozzarella, pomodoro. Does it meet Italian standards? Yes. Alright. Ok, la pizza è piaciuta a Melissa. Sono molto felice. Sì. I just said that you love pizza. I do. The Scar Pizza. We're gonna leave all the addresses in the info box. Yep. And now, next stop. We're going to the International Center of Photography. Tutti questi posti che stiamo toccando sono vicini l'uno dall'altro, quindi siamo tra Lower East Side, Chinatown, Soho. Give my peeps one piece of advice okay. on money. If you're looking for a way for a side hustle, start with what you're good at, start with what you know, and then expand from there. Forse riusciamo a visitare questo istituto di fotografia, aperto fino alle 9, è gratuito ogni giovedì, ma hanno donazione consigliata di $5 a testa. Centro Internazionale della Fotografia. Wow. I have to give credit to Melissa. I haven't been here yet. And now we have to come back. Ultimo stop, Essex Market. È uno dei mercati coperti di New York. Lascio qui nell'info box il blog post che ho scritto a riguardo. È pieno di stand culinari. Sono super d'accordo con Express Yourself. È quello che dovremmo fare tutti nella vita. Esprimetevi. Give us some insight. Okay, so we went to about 5 different locations. We had a 5-hour day and we spent just about $20. 5 hours, New York, all the fun you can have, and it does not have to break the bank. I love it. Yay! And thank you for doing New York with me today. Yes, thank you. Yes, it was a blast. We New York with a local. Yes. Fateci sapere il posto che vi è piaciuto di più e se siete già stati in uno di questi. Arriveranno altre avventure a New York. Yeah, I love listening to you speak Italian, and I could listen to it all day. In New York, as we travel.